Un anno fa a Macerata l'omicidio di Pamela, uccisa e fatta a pezzi. Tra due settimane il processo al suo presunto assassino. Sentiamo Vincenzo Frenda. Un anno fa a quest'ora Pamela Mastropietro era già morta. Il suo corpo veniva orribilmente sezionato da Innocente Osegale, che poi lo chiudeva in due valigie prima di disfarsene come fosse un rifiuto. Pamela era solo una ragazza fragile, prima i problemi con l'eroina, poi l'ingresso nella comunità di recupero di Corridonia, da dove fuggiva senza essere fermata. Incontrava alcuni uomini che anziché aiutarla approfittavano di lei, fino all'epilogo. Sulla sua strada trovava il pusher nigeriano che, secondo l'accusa, le procura l'eroina, la violenta e la uccide con un coltello. Un delitto che provoca uno shock in città. Un ventottenne locale, Luca Traini, per vendicare Pamela, impugna una pistola e inizia il suo raid razziale. Per puro caso non ammazza nessuno. Il 13 febbraio inizierà il processo per la morte di Pamela. Osegale si proclama innocente. È passato un anno e Sandra è sempre lì. Hai un dolore sempre dentro. Vai a lavorare, però non è più come prima. A Bologna, udienza per interrogare in videoconferenza Robert Ferrer, il noto come Igor.